Siamo arrivati a Roma alla seconda tappa del Ligier Wanderlust Tour. Napoli è stato davvero davvero bellissimo, quindi se non avete visto il video andatelo a vedere. E oggi stiamo per fare il giro di Roma, la capitale italiana, quindi ci saranno veramente un sacco di cose da vedere. Sarà una giornata davvero lunga, ma secondo me davvero davvero bella. C'è anche da dire che se non mi sbrigo non vedo niente. Oggi partiamo da Piazza del Popolo. Ah, non ti sei incastrato nelle catacombe di Napoli, ok? Ci sei ancora. Hanno scritto un po', in realtà un bel po' di commenti, di posti da vedere. In un giorno è praticamente infattibile fare tutto. Vabbè, Roma, città eterna, più che eterna e infinita. Vabbè raga, noi ci proviamo lo stesso. Proviamo a fare questa challenge, non so se è un'eresia o una challenge. Cercheremo di vedere più posti possibili in un solo giorno. Ci proviamo. Partiamo da Piazza del Popolo, direi che come primo posto. Piazza del Popolo, vieni qua. Siamo un passo da Piazza di Spagna, faremo già due posti in 10 minuti. Allora, Trinità dei Monti, la barcaccia, facciamo la foto qui che è anche un posto molto romantico a Roma. Io non ho il fisico, né il fiato, né l'età per farlo. Vai di 2 a 2. Sei mollo. Questa è una chicca, si chiama Casa del Mostro, non so niente, a parte che non è casa sua. Dobbiamo anche rifare le scale. Vai. Vieni, vieni, vieni. Siamo appena arrivati in Via del Corso e mi stai per fare un regalo, grazie. Non dovevi, davvero, grazie mille. Questo non ce l'ha consigliato nessuno, però è un sasso sopra un albero, quindi molto male che non ci avete consigliato. Non è che mi presti una monetina? Non voglio fare il genovese, però. Io. Grazie. La stanchezza si sta facendo sentire, però davvero ne vale la pena. Stiamo per vedere il mio posto preferito di Roma, in assoluto. Non è tanto romantico forse, però è sempre bellissimo. Mamma mia. Il Pantheon. Er Panteone. Volevamo entrare ma c'è davvero troppa coda e in un solo giorno dobbiamo vedere tutto. Mi sa che ho perso l'altro. Comunque. Siamo a Piazza Navona, è una piazza enorme, bellissima. Tantissimo tempo fa la riempivano d'acqua e ci si radunavano i ricchi sostanzialmente per far vedere quanto erano ricchi. Bella per loro. Oh, finalmente. Non ti posso aspettare tutto il tempo, dai, c'è Campo dei Fiori, sbrigati. Il mercato. Pensa che esiste da fine 1400. Speriamo non anche i prodotti. Allora, se vuoi fare il selfie, mettimi a fuoco. Mi sento moltissimo Piero Angela, ma quella è Chiesa del Gesù. Ah, questo è l'altare della patria. Mamma mia, è enorme. Comunque siamo quasi alla colonna Traiana. Però oggi non ce la si fa, ti prego, ti puoi sbrigare. Siamo arrivati in cima, questi sono i fori imperiali e qua la foto è d'obbligo. Raga, questo è il simbolo della città di Roma. Questa è la famosissima statua della lupa. Ciao, ciao. Guarda, ci hanno consigliato di prendere il panino con la mortazza. Ma guarda, sei a Roma, dovresti assaggiare quello con la torchetta. Ah, mi fido. Allora, grazie mille. Grazie a te.
sfido, eh. Vai, grazie mille. Raga, so che ci avete consigliato la mortazza, ma ci hanno detto che qua è d'obbligo la porchetta, quindi ci sacrifichiamo. Mi spiace per quelli che hanno votato la mortazza, ma era davvero meglio con la porchetta. Digerirò domani, ma questo panino ne valsa la pena. Quanto è bello. Dai, facciamo sta foto. Pure l'arco di Costantino. Dai, su, non perdiamo tempo. Dai, yeah. Come dicono a Roma. Ok, sta andando tutto bene. La nostra lice sopra i San Pietrini. Stiamo arrivando al Circo Massimo. Stiamo facendo tutto di fretta, sta andando in realtà tutto davvero bene. Stiamo riuscendo a fare tutto in tempo ed è incredibile. Dai, speriamo bene. Sembra solo un parco enorme, ma in realtà secoli fa c'erano corsi di cavalli, giochi, erano uno dei posti preferiti degli antichi romani. È enorme. Sai che in fondo per me, per fare il giro del mondo, mi basta girarti attorno. Anche se ho grattato il fondo, giuro che se ritorno vengo a prendere te. Se mi chiami non rispondo, che non sono ancora pronto. Ma se la arrivasse qui un giorno, lo passerei assieme a te. Ecco qua, la bocca della verità. Si narra che se racconti una bugia e metti la mano qua dentro, ti viene mangiata la mano. Facciamo una prova. Dai, metti la mano, io non la metto. Penso che tu abbia una bellissima voce. Manca poco. Mi spiace però, davvero, se vogliamo far tutto in un giorno, dobbiamo correre. Questo è Castel Sant'Angelo. Ce l'abbiamo fatta. Ah, ultima tappa, la più bella, che poi neanche Italia è. Città del Vaticano, Ercupolone. Quanto è bello. Percorso finito, ma manca ancora un'ultima cosa, un'ultima sorpresa. Il posto migliore non c'era. Dai, gran finale. Cosa vuoi fare? Io che ho riempito pure lacrime il mare. Ne ho versate tante di lacrime amare. Ti comprenderò, lasciare che scegliamo. Tu ti sei lasciata prendere la mano, ma non ci voglio pensare. E ho perso a e i, ma la meta non è poi così lontana. L'ho perso tre e i, senza mezzi, ma vado per la mia strada. La farò a piedi, però
però casa mia non la metterò in vendita. Se perdo la ragione, perché tu sei la ragione di quel mio senso di perdita che non mi lascia più. La vita è una stazione, c'è chi viene, c'è chi va, ma fra tutte le persone vorrei che tu stessi qua. È tutta immaginazione, vivo dentro Wonderland, sindrome del viaggiatore, ho il gene di Wonderlust, però tu lo sai che c'è, che ovunque vada io cercherò te, da nord a sud e da ovest a est, non ci vedremo mai, vai via in mezzo al via vai. Eri la mia regina che non ama il re, ma ovunque vada io cercherò te, dove fa buio e dove c'è il sole, forse ti volterai mentre tu te ne andrai con un pezzo di me. Oh, un level up rispetto alla volta di prima. A Tormina mi porti un violoncello. È appena finita questa giornata a Roma, la seconda tappa dell'IJ Wanderlust Tour. È stato davvero stancante, ma ne è valsa la pena. Prossima tappa, Tormina.